della luna che sorge dietro la gran madre. Cosa hai detto che è questo pezzo di Mozart? Non l'ho detto. Ma è il quartetto in mi bemolle. Mi pareva! L'ho già sentito. Beh, succede. Sai, Mozart è piuttosto conosciuto. Voglio dire che l'ho sentito oggi, al telefono. Al telefono? Ascolti musica al telefono. Di solito no. Ma oggi è accaduto, hai suonato il telefono, sono andata a rispondere e ho sentito questo pezzo di Mozart. E basta? Perché? Ti sembra poco? Ma è vero che non me l'ha fatto sentire tutto. Peccato. Però... Ah, voglio dire, nient'altro. Cioè, non sai chi ti ha chiamata, chi te l'ha fatto sentire. Insomma, non hanno detto niente? No. Io ho chiesto chi era, ma pareva che dall'altro capo del filo non ci fosse nessuno. Tranne... Mozart. Naturalmente. Magari ti richiamo. Thank you.
Perché proprio l'aria di quel melenso di Don Ottavio? Dai. Hai ragione che è un melenso. Ma Don Giovanni non ha arie così belle, anzi, non ne ha quasi. Già, è vero. Don Giovanni canta sempre per agire, per imbastire un'impresa. Non ha mai pause liriche. Come se non potesse fermarsi a riflettere. Come se fosse condannato ad inseguire sempre qualcosa. Infatti Don Giovanni non può fermarsi. La sua vita è trascinata dall'azione. E forse proprio questa è la sua dannazione. L'ansia di agire che non ha tregua, che non si confronta mai con il suo contrario. Vuoi dire con la quiete e con il silenzio? Più o meno, sì. Come quelli che passano la vita a inseguire qualcosa e perdono di vista l'importanza che quella cosa ha nella loro vita. Allora, scusami, ma il suo bisogno di conquista nasce dall'angoscia, non dal desiderio. Sì. Nasce dalla paura dell'assenza, del silenzio. È il tentativo di riempire ogni istante della vita per non avere momenti di pausa, spazi vuoti. Forse perché in quei momenti di pausa uno fa i conti con se stesso, con la propria esistenza. Questo può far paura, vero? Fa paura. Non so perché, ma so che è così. Forse perché fare i conti con la vita vuol dire fare anche i conti con la morte. Quando ti fermi a riflettere, le due cose ti si presentano insieme, inscindibili, anche
se sono due contrari. Ma quindi Don Giovanni fugge le pause dell'azione, i momenti di quiete, per non fare i conti con la morte, per dimenticare la realtà. E per questo forse gli sfugge anche il vero senso della vita. È questo che vuoi dire? Sì. E questa è la sua colpa. Il suo agire non produce niente, è un impulso inutile, perché gli manca il confronto con il suo contrario. La sua vita è solo un tentativo di eludere la morte. Credo che Mozart lo avesse ben chiaro in mente e per questo lo condanna, ma non in quel finale un po' baraccone con la statua di pietra e le fiamme che vengono fuori dal pavimento, no. Lo condanna negandogli quei momenti lirici che invece regala a piene mani a tutti gli altri. Che tuttavia non ama come ama lui. Tant'è vero che li prende ben bene in giro nella scena finale, quando tutti si sistemano per il futuro dopo che lui è finito tra le fiamme. Certo che lo ama. Un po' di questo Don Giovanni c'è in ognuno di noi. E in lui, poi, in Mozart. Ce ne doveva essere una bella fetta. Rispondi tu, ti prego. Questo è troppo. Chi era? È troppo. Ma chi era? L'aria di Don Ottavio. Il primo atto. Molto bene. Sì, così non penserei più che il fantasma di Mozart l'ho inventato io, perché sono sicura che l'hai pensato. Quello interviene come se avesse sentito i nostri discorsi. Non mi piace. Potrei persino perdere il gusto di parlare. Non riusciva a togliersi dalla mente quelle note malinconiche ascoltate al telefono dell'ultimo concerto per pianoforte e orchestra di Mozart, quello composto poco prima di morire. Erano come un improvviso assalto del pensiero della morte, ma senza affanno, senza disperazione. Quelle note del larghetto che sembravano distaccarsi, pesanti, dal silenzio e cadere come attratte dalla forza di gravità. Era la consapevolezza che la morte è sempre presente in ogni momento della vita e non si può dimenticarla, anche quando la mente è volta alla gioia, alla confortevole sensazione che si possiede la vita. Ripensava a quelle note, guardando la pioggia che cadeva fitta e pesante. L'aria di ottobre a Torino era ancora calda, malgrado la pioggia, e la sua mente, tutta assorta nel pensiero di quel concerto che aveva sentito la sera prima, al telefono. Ripensava al terzo tempo, che dopo la pesante malinconia del larghetto, sembrava voler continuamente disfare quello che impostava. Ogni tema, come una matassa che venisse svolta per indicare, eterno filo d'Arianna, forse una strada alla vita dell'uomo. E poi immancabilmente riavvolta in un passo di danza vagamente birichino che riportava sempre al punto di partenza. Il labirinto della vita compreso tra quei due poli ineluttabili. Nascita e morte. E insieme il sorriso di chi guarda il mistero della vita scegliendone i momenti di gioia, il gioco, la danza, cose fuggevoli che periscono, ma che hanno esattamente la stessa consistenza delle altre, la tristezza, il dolore, la morte. Ma sono dunque dati all'uomo nella stessa misura, gioia e dolore. Thank you.
L'autunno in questo momento è come una morte con promessa di risurrezione. Credi che si risorga sempre dall'inverno? Non lo so. Bisognerebbe crederci. Chi ci crede forse ha risolto il problema più grande della vita. Che la morte non è definitiva. Come la vita. Che cosa vuoi dire? Non lo so. Che quando sei contento di essere vivo, è presente anche la consapevolezza della morte. Ed è giusto allora che quando sei tanto triste da morire, ti ricordi che poi la vita ritorna. Come ti è venuto in mente? Mozart, il divertimento per trio d'archi. Sì, certo. Ascoltato al telefono? Sì, ma poi ho comprato il disco. Ma non ti inquieta? Ci sono cose di tutti i giorni che mi inquietano molto di più. Lui no. Non ha mai parlato. Ma che cosa può volere? Niente. Credo. Thank you.
Sorella morte. Chi le aveva dette già queste parole? San Francesco. Ringraziava Dio per la nostra corporal sorella morte. E voleva dire che morto il corpo, l'anima viveva più libera di prima. Davvero voleva dire quello? Sì. E se uno invece sa che con la morte finisce tutto? La persona si spegne, non c'è più. Se uno sa che colui che è morto mancherà per sempre. Ma allora perché sorella morte? Sorella di chi? Sorella della vita. Perché è inseparabile dalla vita. Perché dove c'è una c'è anche l'altra, perché la vita non può esistere senza la morte, perché senza la morte la vita sfuggirebbe alla sua dimensione, si dilaterebbe oltre i suoi confini in un'assenza di misura che la renderebbe inafferrabile. Perché tale è la condizione umana, che ogni cosa esiste per la presenza del suo contrario. Sorella morte. Come la febbre che in un corpo sano combatte la malattia. Come l'angoscia che accompagna l'emozione di una grande gioia. Come il dolore che rende più intenso il piacere. Come l'inverno che è condizione dell'estate. Come la tenebra senza la quale non si coglie la luce. Perché nasce dalla stessa radice della vita. Perché è ragion d'essere della vita. Perché senza di lei non c'è vita. Ascolta qua. Il testo del Lied di Mozart, Sentimento della sera. Abandon. Fin dun. Un'altra telefonata. No. Ancora no. Allora, è sera. Il sole è tramontato e la luna irradia il suo argenteo splendore. Così passano le più belle ore della vita. Svaniscono. Come nella danza. Presto trapassa la variopinta scena della vita e cala il sipario.
Che luna strana, triste, ma non troppo. Sembra la piccola serenata. Ascoltata al telefono? No. Eh? Niente. Che ne è del tuo fantasma di Mozart? L'ho sostituito con Mozart. Voglio dire che mi sono comprata i dischi delle cose che mi piacciono di più. Così me li posso sentire quando voglio. Sai, non sempre quel fantasma mi faceva sentire il pezzo giusto. Che vuol dire il pezzo giusto? Ma è quello che avevo bisogno di sentire in quel preciso momento. E poi sbagliava anche il tempo delle telefonate. Ha chiamato un paio di volte mentre ero nella vasca da bagno e capirai, mi sono quasi presa raffreddore. Poi tutto quel sapone che scivolava sul pavimento. Non mi dire che il fascino del fantasma è diminuito. Non ti interessa più risolvere il mistero? Non molto. In principio mi pareva inaccettabile che nella vita rimanesse una zona d'ombra come quella creata dal fantasma. Mi pareva
indispensabile sapere chi era, perché lo faceva. E poi ho capito che nella vita c'è anche posto per un po' di mistero, no? Forse non è così importante capire tutto. Può darsi che tu abbia ragione. Sai, ci sono misteri più grandi persino dentro di noi. Ehi, ma tu lo sapevi che Mozart a 15 anni è stato proprio qui, a Torino? E sembra si fosse innamorato di una ragazza di nome Rosa. Rosa, si chiama come me. Chi lo sa? Magari è tornato proprio per te? Thank you.
Ha 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 ha